Buongiorno cari amici, benvenuti, bentrovati a questo nuovo venerdì dell'Osservatorio Cardinale Vantuan. L'editoriale di oggi eh, vorrei dedicarlo al tema della sinodalità. Come voi ben sapete, di sinodalità oggi si fa un gran parlare nella Chiesa, eh, si tira fuori il concetto e la parola ad ogni pie sospinto, si propone la sinodalità come eh, la soluzione di molti mali. Pensiamo per esempio all'omosessualismo nella Chiesa che viene eh, combattuto con la sinodalità. E, mh, le riviste teologiche, gli esperti, i teologi eh, veramente continuamente producono materiale di approfondimento su questo concetto della sinodalità. Però la mia impressione è che la sinodalità, così come è concepita oggi, e che potremmo chiamare la nuova sinodalità, presenti anche alcune trappole. Per questo abbiamo intitolato questo editoriale delle venerdì Le trappole della sinodalità. E soprattutto eh, trappole per la dottrina sociale della Chiesa, perché eh, in questo editoriale noi ci occupiamo proprio di dottrina sociale della Chiesa. Intanto, quando sento parlare di sinodalità così strenuamente, eh, mi chiedo, ma la Chiesa prima non eh, incarnava, non realizzava la sinodalità? Ma sembra che eh, la Chiesa di prima fosse un corpo ingessato, capace di in incapace di comunicare al proprio interno, clericalizzato, gerarchizzato eh, come una caserma. Ma in realtà... Eh, questo, questo, no, eh, questo non è, questo non mi sembra vero. Quando hanno definito i dogmi mariani, gli ultimi pontefici hanno consultato tutti i vescovi del mondo. Eh, tra i pastori e i laici, eh, nonostante quello che si dica oggi, c'era forse allora maggiore sintonia, vicinanza, collaborazione, unità di intenti che non oggi. Eh, oggi si parla molto di una chie chiesa clericale, dei laici che vanno valorizzati. Sì, però questi laici cattolici oggi nella società sono molto meno presenti in sintonia con i loro vescovi che non nel passato. E poi i vescovi tra loro oggi sono molto meno in sintonia che non tra loro in passato. Il tutto il corpo ecclesiale oggi mi sembra meno in sintonia. Eppure si condanna la Chiesa di un tempo perché non avrebbe vissuto la sinodalità e si punta molto su questa carta, molto su questa carta. Allora, eh, tenuto conto di queste perplessità che nascono in me, ma forse nascono anche in voi, a questo uso smodato del termine, eh, vorrei indicare cinque piccole trappole che sono nascoste in questa parola sinodalità. Parole e concetto che io non nego assolutamente perché hanno un grande significato. Però la nuova sinodalità, secondo me, presenta una versione che presenta alcune trappole. La prima trappola è quella di confondere o identificare la forma con il contenuto, cioè il cammino con il fine, con la meta. Eh, la sinodalità insiste molto eh, su un nuovo metodo, un metodo di maggiore comunicazione, eh, di parresia: tutti devono poter dire quello che vogliono, eh, un metodo meno clericale, meno calato dall'alto. Dall eh, eh, insiste molto nel valorizzare il convenire, cioè il convergere assieme, eh, solo il fatto di stare assieme, di parlare, di discutere, sembra già eh, un risultato ottenuto. Cioè c'è un'accentuazione sulla prassi, un'accentuazione sul metodo che va a discapito, secondo me, sui contenuti di verità, perché la sinodalità avviene sempre dentro la verità della rivelazione e della retta ragione. Non è semplicemente un processo, non è semplicemente una tecnica di, conver di, con di eh, conversazione. Non è semplicemente eh, un mettersi d'accordo, un eh, confrontarsi, eh, un dialogare. Ecco, quindi questa è una prima, eh, prima trappola se, se pensiamo che invece la dottrina sociale della Chiesa è un corpus dottrinale, non è un metodo. È, è, è dic diciamo così, la proposta di contenuti. Una seconda trappola è questa, la sinodalità nuova rischia di imbarcare dentro la Chiesa la democrazia, intesa nel senso moderno, eh, illuministico, liberale, procedurale del termine. Eh, la proceduralità eh, sembra avere aggio eh, eh, sul valore intrinseco poi della decisione. Se una decisione è presa insieme, per questo motivo quella decisione è anche buona e anche vera. E questo non, non è così. Non è così, anche se a, eh, diciamo così, eh, mettersi d'accordo, sono i pastori. Perché anche per i pastori non vale questa, questa idea che la procedura garantisce il risultato oggettivo di bene e di verità di quello che viene deciso. Insomma, sembra che con questa nuova, eh, nuova sinodalità si importi dentro la Chiesa il metodo del dibattito pubblico di Jürgen Habermas. Basta che eh, ci sia come unica regola che tutti possano partecipare, eh, si procede perché ciò che conta è che tutti possano partecipare. Ecco, questo concetto di sinodalità Improntato sul concetto moderno di democrazia, secondo me, contiene veramente una trappola piuttosto forte. Anche perché, come abbiamo visto in nei nei alcuni recenti sinodi, alla fine tutto questo dialogare, questo confrontarsi, questo parlare, questa paresia, in realtà è pressoché formale perché le conclusioni dei sinodi, alla fine, erano già state decise prima. Un eh, una terza trappola è data da questa, cioè. Questa sinodalità ehm, ehm, confonde le idee oppure elimina addirittura la distinzione tra chiesa discente e eh, chiesa docente, eh, che è una distinzione fondamentale, perché è vero che eh, i laici devono avere il loro ruolo, ma ripeto, non lo avevano anche prima, eh, ma è anche vero che eh, devono essere i pastori a insegnare, no? mentre in questa forma, diciamo così, collettiva la sinodalità come democrazia collettiva del dibattito e del confronto, questa distinzione sparisce. Sì che abbiamo pastori che non precisano più, che non intervengono più per chiudere le discussioni, eh, per indicare ciò che deve essere creduto e saputo, e eh, teologi eh, che invece pontificano con la scusa eh, della sinodalità. Insomma, c'è uno sconquasso. Tra eh, chi ha un ruolo, un mandato eh, preciso, divino per precisare le cose e chi invece no. Un'altra, un eh, una quarta eh, trappola, eh, è contenuta nel concetto di discernimento. Perché? Perché eh, la nuova versione di sinodalità confluisce nel discernimento. Ora, eh, il discernimento di fronte a, a, a cosa fare, eh, a come annunciare Cristo nelle diverse situazioni, il discernimento può essere inteso in due modi. Eh, un modo che possiamo chiamare, anche se un po' riduttivo, applicativo, cioè ci sono delle verità, bisogna trovare il modo migliore per insegnarle ora senza tradirle. Chiamiamola questa la versione tradizionale del discernimento. C'è l'altra concezione invece del discernimento, la strada la prassi che io scelgo per eh, dire qui la verità contribuisce a riformulare la verità che io propongo ecco questa seconda versione di discernimento eh, diciamo così relativizza la verità nei singoli contesti in cui essa viene proposta perché il contesto stesso e la prassi eh, collegata con il contesto eh, non solo applicano, ma modificano, coproducono la verità da annunciare. Ecco, questo secondo concetto di discernimento lo trovo molto pericoloso, lo trovo anzi eh, piuttosto eh, distruttivo della teologia morale cattolica, perché la storicizza nella inconclusione. Questo è un grave, una grave trappola alla quale bisogna prestare molta attenzione. Una quinta trappola della sinodalità è questa. La mia idea è che, che, che la sinodalità moderna, nuova, così intesa, secondo i nuovi canoni, alla fine impedisca la evangelizzazione, impedisca cioè l'annuncio della verità di Cristo. Perché? Perché si sofferma sulla discussione, sul confronto, sull'analisi non solo del messaggio cristiano ma di noi, di, onogno, di ognuno di noi e della situazione in cui ci troviamo. E quindi eh, il momento dell'annuncio, della proposta, della verità, nella sua purezza, non viene mai, non viene mai. Eh, Donoso Cortés diceva che la borghesia era una classe discutidora. Oggi abbiamo una chiesa discutidora, cioè una chiesa che discute, che eh, crea eh, occasioni di incontro, commissioni, eh, convegni, eh, eh, che fa parlare tutti, eh, però il momento dell'annuncio eh, chiaro, limpido, eh, definitivo eh, della verità rischia di non esserci mai. Eh, il tutto sembra sempre finire con il parliamone. Con il discutiamone, eh, ma la Chiesa eh, non è un'associazione eh, di discussione in un talk show, in un talk show eh, eh, questa nuova sinodalità eh, a cui sarà dedicato un nuovo sinodo, eh, anzi una serie di sinodi eh, continentali, eh, eh, diciamo così, nazionali, eh, continentali e poi universale, un sinodo anche universale. Quindi noi dobbiamo sapere che abbiamo davanti a noi un lungo periodo di anni di sinodalità, e questo concetto di sinodalità, secondo me, eh, sgretola le basi stesse della eh, dottrina sociale della Chiesa. Se voi riprendete un attimo i cinque, le cinque trappole che ho eh, brevemente esaminato, forse vi rendete conto che sono trappole che confluiscono in un trappolone in cui cade la dottrina sociale della Chiesa. Vi ringrazio e vi do appuntamento venerdì prossimo al nuovo editoriale del venerdì del nostro osservatorio. Arrivederci.